Dopo quasi un anno torniamo all'Emporio della città di Biella, all'Emporio della Caritas, in occasione delle feste natalizie, per fare un piccolo bilancio su com'è la situazione a Biella e come viene gestita. Beh, la situazione diciamo che è come all'inizio della pandemia, perché ormai qualcuno, l'utenza aumenta tutti i giorni. Abbiamo utenza strana, gente che vive proprio ai limiti della società. Lo spirito natalizio dei biellesi aiuta in qualche modo? Lo spirito natalizio aiuta, in effetti se fate una videata in questo momento c'è un po' di confusione, perché abbiamo il progetto Fragaldino che nel periodo natalizio aumenta, abbiamo supermercati che donano volentieri. Dopo il grosso boom della pandemia abbiamo dovuto attivare il progetto del guardaroba, perché il guardaroba centrale è chiuso, stanno arrivando coperte e arrivano ma vanno via anche in fretta, come arrivano vengono utilizzate. Stiamo attivando come progetto solito dell'Emporio un pacco ulteriore di viveri, dove diamo le cose che non sempre arrivano perché le dobbiamo acquistare, l'olio, lo zucchero. Ho una quarantina di persone che invece vengono tutti i giorni a prendere da mangiare o la cena o pranzo e cena, al quale anche a loro negli ultimi due giorni prima di Natale daremo una borsa alimentare con cose che possono utilizzare a freddo, perché tanta gente appunto non ha né gas né luce. Le famiglie sono tante e il grosso problema a cui stiamo andando incontro è che sono famiglie che non hanno riscaldamento, tante non hanno la luce. Siamo sul 60% italiani e 40% sono extracomunitari. Ecco, è un dato che in realtà sottolineerei, perché non è così scontato nell'opinione della gente pensare che siano il 60% lì. Quello che dico sempre io ai miei volontari: io ho iniziato a fare servizio sociale ai tempi dell'assessore Lidia Lanza, quindi sono 50 anni fa, forse anche di più, la povertà è cambiata, è una povertà diversa e comunque in questi periodi è aumentata tantissimo. In tutto questo l'amministrazione comunale ha provato a dare una mano? No, in questa amministrazione no, forse le passate qualcosa hanno dato, ma questa amministrazione no, assolutamente.